Buongiorno e grazie a quanti sono collegati per questa giornata di studi relativa alla nascita di Gesualdo Bufalino, di cui ricorre appunto il centenario. E ci scusiamo per il piccolo ritardo con il quale cominciamo, dovuto a inconvenienti tecnologici che non dominiamo completamente, grazie anche ai relatori che animeranno appunto questa giornata articolata nella mattinata e nel pomeriggio. E do subito intanto la parola al sindaco di Comiso, professoressa Maria Rita Schembari, al presidente della Fondazione Giuseppe Di Giacomo per un saluto istituzionale. La città di Comiso e la Fondazione Bufalino tributano il giusto onore a questo grande scrittore che ha incarnato allo stesso tempo il grande scrittore universale che parla ai cuori e agli animi di tutti i lettori, ma ha avuto la capacità di cantare la sua terra e la sua città come altri mai. Per cui per Comiso, come per altre città che sono rientrati all'interno delle opere di grandi scrittori, è accaduta la medesima cosa. I luoghi, i monumenti, le contrade, finanche il vento che caratterizza Comiso, hanno acquistato dalle parole di Bufalino in poi un senso altro. Comiso, con la sua pietra color miele, è già bella di suo, ma grazie alla trasfigurazione letteraria di Bufalino ha acquisito un valore aggiunto indubitabile. La scrittura di Bufalino è una scrittura che molti hanno definito difficile, una scrittura che indubbiamente sfida il lettore ad altri e alti livelli di comprensione, ma proprio per questo, in un mondo che sta quasi dal punto di vista della ipercomunicazione a cui siamo sottoposti, regredendo verso un grado zero che si serve solo ed esclusivamente di immagini attraverso alcuni social media, leggere la pagina di Bufalino, accettare la sfida della comprensione di una lingua italiana che dimostra di avere ancora una potenza comunicativa eccezionale ed evocativa già a livello di suono, prima ancora che nel significato delle parole, è veramente una, come dire, un valore aggiunto per i lettori di Bufalino. Con un'attività più che ventennale, la Fondazione Bufalino ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale per lo studio, l'approfondimento, la diffusione dell'opera del grande scrittore comisano attraverso un'attività scientifica, editoriale, promozionale di alto livello che conta decine di pubblicazioni, anche di inediti, contributi da tutto il mondo, convegni, mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, concerti musicali, selezionati e programmati dal comitato scientifico, diretto e animato da sempre dal professor Nunzio Zago, con presenze nel comitato stesso d'assoluta rilevanza e autorevolezza, i professori Onofri e Traina, per esempio, nel comitato odierno, ma nel passato anche altri personaggi come Claudio Abbado e Silvano Nigro, per esempio, per citarne soltanto alcuni. Certamente la pandemia e la sua recrudescenza ci hanno costretti a modificare le modalità di presentazione per alcune nostre iniziative, che comunque tutte in un modo o nell'altro sono state confermate.
Siamo partiti il 13 giugno con la presentazione del volume che in sostanza rappresenta gli atti di un precedente convegno, Bufalino e la tradizione dell'Elzeviro. Poi il 27 dello stesso mese la riedizione a nostra cura delle poesie L'amaro miele con illustrazioni e mostra delle pitture di Alessandro Finocchiaro. Il 5 settembre il sassofonista jazz Francesco Cafiso, il pittore Giovanni Robustelli, il pianista Mauro Schiavone hanno improvvisato con note e colori nel cortile della Fondazione ispirandosi alle passioni musicali e letterarie dello scrittore ed è stata una serata memorabile. A ottobre, nell'anteprima di A tutto volume, dedicata al centenario, Nadia Terranova ha presentato la ristampa Bompiani della favola del Castello senza tempo. Ed eccoci a oggi, in occasione appunto delle giornate del centenario. E quindi adesso ci sarà questo convegno molto importante, molto prestigioso. Colgo l'occasione per ringraziare affettuosamente, con grande riconoscenza, coloro che erano già disponibili a intervenire in presenza e che altrettanta disponibilità hanno dato per questa modalità in stream. E grazie ancora e speriamo di poterli ospitare qui al più presto con grande affetto e sarà per noi un onore. Poi avremo un concerto musicale ispirato ai versi di Gesualdo Bufalino. Si tratta di giovanissimi musicisti, ma come vedrete estremamente bravi, e la presentazione di un volume molto prestigioso è la Strenna della Banca Agricola Popolare di Ragusa, che lo ha sostenuto in modo cospicuo. I rapporti appunto tra Bufalino e il cinema, un volume straordinario, insomma pensiamo di aver fatto comunque un buon lavoro. Buona fortuna e buona vita a tutti. Consentitemi di aggiungere qualche cosa preliminarmente a quello che è stato già detto. Lo spazio letterario di Bufalino, il titolo di questo mio brevissimo intervento introduttivo ai lavori di questa giornata in onore dello scrittore Comisano alla vigilia del centenario della sua nascita, doveva essere in vero il titolo di un convegno più ambizioso che come fondazione avevamo cominciato a organizzare se l'attuale pandemia, già prima di questa ultima terribile recrudescenza, non ci avesse imposto drastiche rinunce. E di fatto non ci avesse consigliato uno snellimento e un ridimensionamento fino a dover concentrare i nostri lavori nell'arco di una sola giornata di studi e per giunta in streaming. Nella quale giornata ovviamente non sarà possibile pedinare la produzione bufaliniana nella sua interezza, nella varietà delle sue articolazioni. Il poeta, il traduttore, il narratore, l'elzevirista o saggista che dir si voglia, l'aforista, l'antologista, eccetera. Non che il dato meramente quantitativo, cioè l'ampiezza degli interessi di Bufalino, siano di per sé garanzia di eccellenza artistica, ma certo lo sono di complessità intellettuale, tanto più se,
come nel nostro caso, questa ampiezza di interessi non è il frutto, tutt'altro, di un'attività dispersiva, bensì di un'intrinseca coerenza che si conferma giovandosene attraverso una plurima tastiera o tavolozza espressiva. E dunque significherà qualcosa il fatto che egli non sia rimasto, come pure poteva succedere a chi esordisce tardivamente, l'autore o quasi di un solo libro, anche se quel libro è un capolavoro assoluto, come Dicerie dell'Untore, e da solo gli avrebbe assicurato un posto non marginale nella geografia letteraria del secondo Novecento. A dimostrare quello che sto dicendo basterebbero le numerose iniziative della Fondazione nella sua ventennale esistenza intorno alla figura e all'opera di Bufalino, ma anche le cose che siamo riusciti a fare quest'anno su Bufalino professore, su Bufalino poeta, su Bufalino appassionato di musica e di cinema, come vedremo domani con la presentazione di questo volume Bufalino al cinema, in cui finalmente si pubblica il mitico quaderno giovanile dei film visti da Bufalino, un volume a cura del professore Giuseppe Traina. Del resto, quando sin dai miei primi contributi critici su Bufalino, mi sia permesso di richiamarlo, misi l'accento sulla sua fedeltà alla letteratura, la mia intenzione era sì di rivendicare le implicazioni umanistiche in un tempo in cui la letteratura, come veniva ricordata prima dal sindaco, sempre più è in pericolo, giusto l'avvertimento di Todorov, minacciata da altri linguaggi o comunque oscurata da linguaggi più aggressivi, pragmatici e quindi particolarmente contagiosi, ma la mia intenzione era anche quella di suggerire, un po' alla maniera di Blanchot, che Bufalino ad esempio cita in un memorabile testo, Le ragioni dello scrivere, poi confluito in Cere perse, lo spazio più profondo, che è quello per Bufalino della solitudine, dell'ombra, della sospensione del tempo e della riappropriazione fantasmatica della vita o del riessere, per adoperare la terminologia bufaliniana, a dispetto della devastazione operata dalla morte e dal tempo che tutto cancella. Da qui la centralità che ha in lui la parola intimamente poetica, con le sue infinite seduzioni musicali, i suoi funambolismi da fata morgana, la sua capacità di trasformare la vista in visione e in visibilio. Da qui, in sostanza, la sua idea di letteratura che non sopporta un'eccessiva riduzione alla realtà, che alla realtà indubbiamente rimanda, ma non vi si risolve mai del tutto, come un suo doppio dotato di rinunciabile e
direi formidabile autonomia, grazie alla quale ci si salva in qualche modo dalle incoerenze e dalle offese del mondo. Tale qualità, tutt'altro che esornativa della scrittura di Bufalino, ossia del suo peculiare manierismo, sempre costante in lui, fin dal primo libro, pur con qualche variazione di grado, mi è sembrato opportuno sottolinearla e ribadirla anche di recente in articoli e interviste che mi sono stati richiesti per questa ricorrenza bufaliniana. E vi insisto anche adesso perché ritengo che sia un punto di forza del nostro autore, un aspetto che oggi lo rende necessario, mentre da ogni parte siamo insidiati da una sorta di nuovo conformismo, non solo linguistico. E analogamente, accanto alla lingua posseduta a dovizia e all'estrema eleganza dello stile, al tono inconfondibile, a un colore che spesso, come si legge negli aforismi del Malpensante e di Bluff di parole, sta tra il cremisi e il viola, credo vada sempre più valorizzata, e sono appunto due aspetti ai quali non abbiamo voluto rinunziare neanche in questo piccolo appuntamento odierno, così come non abbiamo voluto rinunziare all'apporto dei critici, degli studiosi più giovani, convinti come siamo che la grande letteratura sia anche un luogo di incontro e di dialogo fra diverse generazioni, credo che vada sottolineata l'autentica vena di moralista scettico e controcorrente che Bufalino seppe essere, con una cifra mai scontrosa, bensì ironica, brillante, apparentemente scanzonata e leggera, che è un'ulteriore spia della sua modernità. Detto questo, vi presento il primo relatore di questa mattinata, che verterà sulla narrativa di Bufalino con sondaggi su Diceria dell'Untore, Le menzogne della notte, Calende greche e Tommaso il fotografo cieco. Primo relatore, la prima relatrice è Giulia Cacciatore, che ha conseguito un dottorato di ricerca in études italiennes e studi letterari, filologici e linguistici all'Università di Grenoble, in cotutela con l'Università di Milano, proprio con una tesi su Bufalino, e che adesso frequenta il dottorato in scienze dell'interpretazione all'Università di Catania, con una tesi sulla formazione letteraria di Pirandello. Giulia ha al suo attivo diverse pubblicazioni su Bufalino, in particolare sul Bufalino, diciamo, più sperimentale, ma ha anche al suo attivo interventi su Bassani e su Silvio D'Arzo. Le do la parola per il suo intervento che riguarderà appunto il capolavoro di Bufalino, Diceria dell'Untore. Buongiorno a tutti. Vorrei appunto ringraziare il professore Zago e il professore Traina per avermi invitata a partecipare a questa bella giornata di studio in occasione appunto delle celebrazioni del centenario della nascita di Bufalino. Ma vorrei ringraziare il professore Zago anche in quanto direttore scientifico della Fondazione per avermi sempre
accordato l'accesso al prezioso materiale autografo custodito appunto alla fondazione intitolata allo scrittore. Come diceva il professore, per la mia tesi di dottorato preparata all'Università di Grenoble, intitolata Il romanzo multiplo, Étude génétique des œuvres de Gesualdo Bufalino, diretta dal professore Christian Del Vento dell'Università di Paris Trois, Sorbonne Nouvelle e dal professore Alberto Cadioli di Milano, ho ricostruito la produzione sommersa di Gesualdo Bufalino. Ho cioè ricomposto i cantieri creativi delle opere ideate, abbozzate, talvolta scritte prima dell'esordio del 1981 con Diceria dell'Untore. Già nell'87, nel suo studio pioneristico, Nunzio Zago osservava, cito, che era la preistoria dello scrittore a restare nell'ombra, troppo sprofondata nelle nebbie indistinte di una vita come tante. Zago si riferiva, tra le altre cose, anche al precoce e segreto tirocinio letterario e scrittorio svolto durante il lungo periodo dell'anonimato. I testi emersi, alcuni noti, altri meno noti, come il dizionario di citazioni intitolato Libro dei libri, sono numerosi e spaziano tra diversi generi, come l'antologia, la traduzione dal francese, la poesia, il romanzo, appunto. Tra questi cantieri, particolare attenzione ho riservato a quella che si configura come una triade romanzesca per i legami genetici che intercorrono tra queste opere, e mi riferisco a Diceria dell'Untore, Argo il cieco, il secondo romanzo pubblicato nell'84, e un altro romanzo, un giallo rimasto inedito, intitolato Il guazzabuglio. Diceria dell'Untore appunto è considerato il capolavoro di Bufalino ed è stato oggetto di numerosi quanto autorevoli studi critici, come quelli appunto di Zago, di Francesca Caputo, di Marina Paino, di Giuseppe Traina, solo per citarne alcuni, che si sono cimentati con l'opera scandagliandone approfonditamente i temi, lo stile, il linguaggio, gli avantesti. Oggi quindi io vorrei provare a ripercorrere la preistoria di Diceria dell'Untore servendomi di alcuni documenti nuovi emersi durante le mie ricerche. E in particolare vorrei parlarvi del diario Alla Rocca, che sarebbe quindi una cornice che inizialmente racchiudeva il romanzo e fu poi espunta da Bufalino, e di due nuove stesure di Diceria dell'Untore che ho ritrovato durante le mie ricerche, e di cui vi darò, come dire, le notizie più importanti, riservandomi poi gli approfondimenti in un altro studio. Quindi queste due nuove stesure vanno sommate alle 7 conosciute e conservate presso il Centro per gli Studi sulla Tradizione Manoscritta di Autori Moderni e Contemporanei dell'Università di Pavia. Per inserire questi due nuovi testimoni all'interno della tradizione plurima del romanzo, sarà necessario indugiare sull'analisi delle prassi scrittorie di Bufalino. Parlare della genesi di Diceria dell'Untore significa inevitabilmente parlare anche del controverso rapporto di Bufalino con la scrittura e con la pubblicazione, a cui farò un breve riferimento attraverso delle lettere inedite scambiate da Bufalino con il critico d'arte Marcello Venturoli prima dell'esordio dell'81, e che sono molto interessanti perché ci dicono come Bufalino si preparò a fare il suo ingresso nella società letteraria. Diceria dell'Untore esce per i tipi di Sellerio nel febbraio dell'81 e racconta la degenza di un giovane reduce di guerra che nell'estate del 46 viene ricoverato nel sanatorio della Conca d'Oro di Palermo. La sua storia si intreccia con quella di altri personaggi, come il Gran Magro, il medico della Rocca, Marta, la giovane ballerina venuta dal nord, il bambino Adelmo, l'amico Sebastiano, padre Vittorio. Il protagonista sarà l'ultimo testimone della vita di tutti i suoi compagni, perché è l'unico a guarire dalla tisi e ad abbandonare in autunno il sanatorio. Della sua composizione, lo scrittore ci aveva già detto che i tempi di stesura furono l'immediato dopoguerra, con un primo abbozzo del ballo di Marta e gli anni 70. Da quel momento in poi e sino alla pubblicazione, il romanzo era stato sottoposto a una continua revisione. A dare impulso alla scrittura di Diceria dell'Untore è verosimilmente il confronto che Bufalino ebbe con Luciano Anceschi nel 1963, ovvero quando gli mandò in lettura le sue
poesie giovanili che oggi leggiamo nella raccolta L'amaro miele pubblicata nell'82. Si tratta di un momento cruciale per l'attività creativa di Bufalino, poiché questo confronto segna il passaggio dalla scrittura in versi a quella in prosa. Si tratta quindi di una vera e propria conversione. Bufalino, leggendo nelle parole di Anceschi una bocciatura, abbandona la poesia e si dedica alla stesura di alcune antologie, tra cui il già menzionato Libro dei Libri, alle traduzioni dal francese e soprattutto al romanzo. Bufalino, sebbene da quel momento in poi non compose più dei versi, se non in sporadiche occasioni, continuerà a considerarsi un poeta e a comporre i suoi testi sempre da poeta. E l'analisi del suo metodo di lavoro lo dimostra chiaramente. La fase che precede la redazione vera e propria, infatti, prende forma attraverso la selezione di alcune parole che Bufalino ritiene significative. Lo scrittore dapprima annota alla rinfusa una serie di lemmi su alcuni fogli sparsi, poi li elenca secondo l'ordine alfabetico e infine li accosta seguendo una metodologia da lui definita ikebana, ovvero un'associazione ottenuta secondo un'affinità musicale o un attrito. Il glossario che lo scrittore prepara non è casuale. Prefigurando un capitolo o un episodio particolare, egli sceglie le parole di una determinata area semantica e in qualche caso le isola dal loro contesto usuale per ricavarne delle figure retoriche, come l'ossimoro, la più frequente nel suo dettato. Fu lo stesso Bufalino a dichiarare che il primo capitolo di Diceria dell'Untore nacque dagli intrecci plausibili, ricavabili da una lista di 50 parole. Cerco di mostrarvi la diapositiva. Quindi ne propongo un campione. Si tratta di un foglio di appunti di formato A4 conservato in originale alla Fondazione di Comiso ed è relativo appunto a Diceria dell'Untore. Quelli che vedete sono i riferimenti al numero di pagina della Princeps del 1981. Come si vede da questi esempi, si tratta di parole dislocate non in un solo capitolo, bensì lungo tutto il romanzo. Ciò che è interessante notare è che di ogni lemma si registra, nella maggior parte dei casi, una sola occorrenza, indizio ulteriore della revisione accurata cui Bufalino sottoponeva i suoi testi al fine di evitare ripetizioni. Accostate le parole e deciso un motivo di sottofondo, l'autore redige un primo abbozzo e in parte gli episodi, tratteggia la caratterizzazione dei personaggi. Il supporto, in questo caso, ha una specifica funzione. Se il glossario e l'elenco degli episodi sono redatti su carte sciolte di formato A4, ai quaderni a righe di formato piccolo A5, Bufalino destina l'elenco dei personaggi, corredando ciascun foglio di una breve scheda descrittiva, oppure prefigura alcuni dialoghi, come nel caso del personaggio di Marta di Diceria dell'Untore. Del primo abbozzo del romanzo è rimasta una sola carta, risalente verosimilmente ai primi anni 50 ed è custodito anch'esso presso la Fondazione Bufalino di Comiso ed è stato pubblicato nel primo dei quaderni della Fondazione. Si tratta di un foglio proveniente da un quaderno di piccolo formato, come potete vedere. È manoscritto a penna nera sul retto e sul verso, sul quale Bufalino stila in 7 punti una breve caratterizzazione del personaggio di Marta, all'epoca chiamata Liliana, e le battute da attribuirle, alcune delle quali pronunciate dai personaggi di Luigi e di Sebastiano nella versione definitiva del romanzo. Sui supporti più grandi, i quaderni A4, lo scrittore abbozza altresì degli episodi sotto forma di elenchi e di parole chiave, che raramente sono ordinate attraverso dei nessi sintattici. Fatta eccezione quindi per gli schemi e per le annotazioni, si può affermare che la redazione vera e propria è per lo più dattiloscritta, e una volta avviata, difficilmente lo scrittore torna ad avvalersi dei propri appunti, ma prosegue direttamente nel dattilo scritto. Nel caso di Bufalino, infatti, non c'è una separazione netta fra la minuta manoscritta e quella dattilo scritta. La fase redazionale, ivi comprese la posizione delle varianti e gli spostamenti di blocchi narrativi, è realizzata quasi interamente a macchina. Nel caso di Diceria dell'Untore, essa è testimoniata da ben 7 stesure, conservate appunto al Centro Manoscritti di Pavia, a cui lo scrittore le donò nel 1989. E come potete vedere, sono state
classificate secondo l'ordine diacronico suggerite dalle varianti, quindi da A a G, di cui 4 sono complete, A, B e G, e 3 incomplete. Durante la fase dattiloscritta, Bufalino definisce una trama. Non si tratta di uno schema dettagliato, piuttosto di un piano redazionale fluido. È una sintesi dell'opera che può essere paragonata a una quarta di copertina, che nell'ultima stesura G di Diceria è definita pandetta ed è posta sul piatto di copertina. Il processo scrittorio bufaliniano quindi non guarda alla conclusione già programmata del romanzo, ma la sua è una scrittura progressiva, a mosaico, e si snoda attraverso la stesura di brevi sequenze narrative o episodi che prendono vita proprio a partire dagli elenchi redatti durante la fase preredazionale. In questo stadio del processo compositivo, Bufalino attua una vera e propria operazione ingegneristica, perché tutto il suo lavoro si concentra sulla struttura e, se necessario, sullo spostamento degli episodi al fine di rendere il testo confacente al risultato che intende ottenere. Lo scrittore avanza procedendo per accumulo, cioè condensa in una singola opera tutto il materiale redazionale, come le epigrafi, le mappe topografiche, addirittura le note di lavoro, e dà vita così a un corposo peritesto. Poi procede per smembramento, sottraendo o dislocando tali materiali in altre opere, o li destina al paratesto, come nel caso delle istruzioni per l'uso, in modo da offrire al lettore alcune chiavi interpretative dell'opera o notizie sulla genesi. Diceria dell'Untore ci offre un esempio significativo di questa prassi. Lo scavo nell'archivio bufalino di Comiso, infatti, mi ha permesso di attribuire alla primigenia fisionomia del romanzo un fascicoletto inedito di 9 carte dattiloscritte intitolato Diario alla Rocca, evidente riferimento al nome del sanatorio dove si svolge il romanzo, che inizialmente avrebbe dovuto assolvere alla funzione di cornice metanarrativa che racchiudeva i capitoli di Diceria dell'Untore. Come il titolo indica, si tratta del diario del protagonista che, in occasione di un nuovo ricovero, stavolta negli anni 70 e per una nevrosi, rievocava l'esperienza giovanile del sanatorio nel 46. Questa cornice, che diventa l'asse portante dell'intero romanzo, non era stata pianificata prima, ma viene ideata durante la redazione. Sul verso della quarta terza, della quarta stesura intermedia, classificata D, ritroviamo manoscritta la minuta dell'incipit del diario. Alt, sto sbagliando tutto. E nella stesura immediatamente seguente, E, si legge una nota che rimanda allo stesso brano abbozzato in D. Intercalare altro brano, alt, sto sbagliando tutto. Come si vede dall'esempio, al termine del primo capitolo di Diceria dell'Untore doveva collocarsi la prima parentesi diaristica in cui il narratore riprendeva l'ultima frase del capitolo per incominciare il suo dialogo immaginario con il lettore. Il diario alla rocca, una volta privato della sua funzione originaria di cornice, diventerà ampliato e riadattato il diario di Serafino, ovvero la cornice del romanzo inedito Il Guazzabuglio, che Bufalino immagina scritto dal suo protagonista durante il ricovero in una clinica psichiatrica. Solo nel 1984 troverà definitiva collocazione nel secondo romanzo, Argo il cieco, sotto forma di capitoli bis, ovvero inserti metanarrativi composti dal protagonista Gesualdo, ma che nelle prime redazioni era chiamato anch'egli Serafino, nella stanza d'albergo romana dove ricostruisce le sue memorie di gioventù. Questo dato, appunto, conferma la natura progressiva della scrittura di Bufalino, che procede per accumulo e poi per sottrazione, operazione questa che agisce sull'intera struttura dell'opera. Bufalino, all'atto pratico, dattiloscrive testi servendosi di bifoli, al cui interno inserisce un foglio di carta copiativa, in modo da ricavare contemporaneamente 2 esemplari, sui quali, successivamente, interviene con correzioni o aggiunte manoscritte. Sull'originale si stratificano le campagne correttorie, la maggior parte delle quali sono immediate. Per rendere possibili le interpolazioni, Bufalino ritaglia meticolosamente dalle carte vari lacerti che applica con nastro adesivo su versioni precedenti o successive, in modo tale da ottenere, in alcuni casi, un palinsesto totale, estremamente stratificato. Lo stesso scrittore ammette, nella lettera a Maria Corti, pubblicata da Francesca Caputo e che accompagnava l'invio delle stesure di Diceria dell'Untore, diceva:
Quando poi la pagina m'appaia vicina all'optimum, per evitare di copiarla per intero in bella, mi limito ad aggiungere le correzioni sopravvenute mediante striscioline di carta, aiutate da colla o scotch, che sostituiscono le espressioni rifiutate, col comico risultato che talvolta, crescendo via via le correzioni fino a occupare tutta la pagina, ne risulti un palinsesto totale, fatto di un collage senza numero, i quali tuttavia nascondono la stesura precedente, per ritrovare la quale, nell'improbabile ipotesi che i miei testi meritino una filologia così indiscreta, occorrerebbe rimuovere delicatamente le giunte. Deliri da invasati variantologi che non mi illudo di meritare. La copia del bifolio, invece, rimane sempre pulita, per consentire all'autore di fissare i vari momenti redazionali o anche semplicemente per conservare una copia di sicurezza prima di dislocare singole parole o, appunto, sequenze narrative. Una prova tangibile di questa prassi è fornita proprio dai due nuovi testimoni del romanzo. Come ho anticipato, ai 7 già noti ne vanno aggiunti due. L'ottavo, che è conservato nell'archivio privato degli eredi di un fraterno amico di Bufalino, Giuseppe Maione, che con lui aveva condiviso la terribile esperienza della guerra tra Reggio Emilia e Scandiano, e a cui lo scrittore regalò la stesura dattiloscritta in segno di amicizia nel settembre del 1981, cioè poco prima di partire per Venezia a ritirare il premio Campiello, e chiamerò quindi questo testimone stesura M. Il nono, e anch'esso sconosciuto, è una fotocopia della stesura di Maione e fu inviato a Bufalino a Marcello Venturoli nel maggio del 79 ed oggi è conservato proprio nell'archivio Venturoli del Fondo Primo Conti di Fiesole e chiamerò quindi quest'altra stesura V. Mi sia consentito esprimere i miei sentiti ringraziamenti agli eredi Maione per avermi permesso di studiare la preziosa stesura e di potervene mostrare oggi qualche pagina e al personale della Fondazione del Fondo Primo Conti per la generosa disponibilità sempre mostrata nei miei confronti. Dunque, questi due nuovi testimoni sono importanti per due ragioni essenziali. Innanzitutto perché mostrano quale fosse l'assetto del romanzo prima delle correzioni apportate in vista della pubblicazione con Sellerio e in secondo luogo perché alcune carte della stesura M provengono proprio dall'inedito Il Guazzabuglio e ci consentono quindi di stabilire con maggiore evidenza i rapporti genetici che legano le due stesure. La stesura M si compone di 137 carte sciolte, dattiloscritte solo sul retto con poche correzioni. Si tratta per lo più di refusi di battitura e alcune varianti vergate a penna rossa. Da essa mancano quindi le carte poste in appendice e che contenevano il paratesto poi pubblicato nelle istruzioni per l'uso. Carte invece presenti sia nella stesura G che in quella V. Come potete vedere dalle immagini, tutte le carte che compongono la stesura sono tagliate sul margine sinistro, quindi staccate dal bifoglio che cui inizialmente appartenevano, e presentano un ampio margine, sempre sulla sinistra, per la rilegatura delle copie che da esso sarebbero state tratte. Sulla custodia di cartone, nella quale Bufalino conservò la stesura, si trova infatti l'appunto, matrice e diceria per eventuali fotocopie. Dalla stesura M, difatti, furono tratte due copie fotostatiche, quella oggi nota come la G, ovvero la settima conservata a Pavia, e quella inviata a Venturoli nel 79. Tutte e tre queste stesure, infatti, presentano la copertina dello stesso colore azzurro e la disposizione del testo all'interno della pagina è la medesima. Come per la stesura G di Pavia, anche nella M l'undicesimo capitolo è stato aggiunto successivamente e il cambiamento nella numerazione delle pagine lo dimostra chiaramente. Dunque, è questa la prassi del palinsesto totale, ovvero l'apposizione di lacerti di carta ed è testimoniata dalla stesura M. Nel caso specifico, quello che state vedendo è l'undicesimo capitolo, quello aggiunto dopo il 79, e Bufalino utilizza il recto di alcune carte provenienti dalla stesura dell'inedito Il Guazzabuglio per apporvi mediante nastro adesivo le strisce di carta relative al testo di diceria dell'untore. Al di sotto dei lacerti, nello spazio lasciato vuoto sui margini superiori, o della carta che si è staccata nel tempo come questa che vedete, si possono leggere i numeri di pagina del Guazzabuglio, e in particolare la terza,
che corrisponde al paratesto e precisamente all'elenco dei personaggi, che diventa poi il supporto, come vedete, di pagina 87 della stesura di Diceria, oppure la pagina 109, che apparteneva al sedicesimo capitolo dei 19 complessivi del Guazzabuglio e quindi è un indizio di un riuso delle carte quando la composizione del romanzo era già ultimata. Il Guazzabuglio era un romanzo giallo di chiara ispirazione gabbiana, basti pensare al titolo che richiama l'ognomero del pasticciaccio, ed è scritto in parallelo a Diceria dell'Untore e che ho potuto datare al 1977. Il riuso del recto di alcune sue carte per accogliere dei lacerti dattiloscritti di Diceria sembra confermare definitivamente la mia datazione. La stesura M, infatti, doveva collocarsi cronologicamente tra il 1971, anno in cui Bufalino conclude la stesura del romanzo, e il 1977, anno in cui egli ultima la revisione. L'indirizzo che si legge sulla custodia è quello di Via Pico della Mirandola 12, dove Bufalino abitò dal dopoguerra al 71, anno in cui si trasferisce poi in Via Architetto Mancini. È difficile stabilire se la custodia sia coeva alla stesura M, tuttavia Bufalino invia una copia tratta da M a Venturoli nel 79, dalla quale mancano, come abbiamo visto, sia l'undicesimo capitolo, sia le varianti poi apposte nella stesura G. Tali varianti e l'undicesimo capitolo quindi vanno scritti verosimilmente al biennio 79-80, e cioè in vista della pubblicazione con Sellerio. Le varianti di G, infatti, testimoniano un'intensa, vigorosa campagna correttoria. Francesca Caputo, che ha studiato gli avantesti di Ceria dell'Untore, parla proprio di frenesia correttoria, durante la quale Bufalino passa al setaccio il testo, lavorando sulla singola unità lessicale, riscrivendo alcune sequenze, verificando la coerenza cronologica degli episodi o aggiungendo l'ulteriore capitolo. Questo nuovo testimone dunque non soltanto attesta la penultima fase compositiva dell'opera, ma ci permette di collocare le varianti contenute nella stesura G tra la fine della fase redazionale e l'avvio di quella preeditoriale. L'intensa revisione, in qualche caso riscrittura, a cui Bufalino sottopone il testo dopo l'invito di Sciascia e Sellerio a pubblicare il romanzo, è un caso pressoché isolato nel modus operandi di Bufalino. Negli autografi che testimoniano la redazione delle sue opere, dalla minuta alla stampa, il processo di pulizia del testo è progressivo, pertanto nelle ultime stesure che precedono le bozze esso si presenta pulito, nonostante sopravvivano qualche piccola correzione o aggiunta sempre di striscia di carta con nastro adesivo. Diceria dell'Untore, però, lo sappiamo, è un romanzo alla cui stesura Bufalino profuse incessanti energie per circa 20 anni, ed era soprattutto l'opera che lo consegnava dall'anonimato alla storia letteraria. Le lettere che Bufalino scrisse a Venturoli prima dell'esordio e che sono parte di un ricco e inedito carteggio che va dal 1979 al 1996 e che è in corso di pubblicazione presso l'Archilibri di Ragusa, raccontano il sentimento ambivalente provato da Bufalino sia nei confronti della scrittura che della pubblicazione. Venturoli, come fu per Sciascia e Elvira Sellerio, aveva intuito dalle pagine introduttive al libro di fotografie Comisoieri del 78 la qualità e l'abilità scrittoria di Bufalino e nei primi scambi gli chiede notizia dei suoi cassetti, incitandolo a comporre un romanzo. Il passo è decisivo. Nella lettera del 25 marzo del 79 Bufalino ammette, non senza indugi, di conservare i vari scritti nel cassetto, frutto di un'antica vocazione coltivata in segreto per anni. In questa confessione Bufalino descrive il rapporto con la scrittura come un tafferuglio e le sue opere come l'esito di una colluttazione con la pagina scritta. La spinta a dar corpo narrativo a quelli o ad altri più insoliti fantasmi non è che in me sia stata rattrappita o frenata per difetto di modo o coraggio, né ho eluso quella che da molti anni da me stesso ho riconosciuto, a ragione o a torto, come una vocazione. Creda dunque che conservo i miei bravi cadaveri nel cassetto, solo che, ma a questo punto il discorso rischierebbe di farsi patetico, ogni mio tafferuglio con la pagina scritta, come certi amori che il possesso estingue, è stato a termine e volutamente privato.
Sarà stato un precoce contatto col pensiero della morte. In gioventù ho sofferto per 2 anni di un male, certo di morirne. Sarà un abito di disincanto acquistato frequentando i cataloghi d'antiquariato librario, veridici camposanti di ambizioni e commozioni sbagliate. Sarà l'avarizia un po' narcisa di conservarmi il lettore unico, privilegiato, non contestabile delle mie cose. Oppure, più umilmente, la difficoltà di accesso alle segrete macchine editoriali. La definizione dei suoi manoscritti come dei cadaveri enfatizza il rigetto verso ogni iniziativa che contempli la loro pubblicazione. Bufalino parla infatti del gusto privato della scrittura e lo descrive attraverso la metafora amorosa che per la sua natura effimera non giustificherebbe l'impetuosa ricerca di un canale editoriale, essendo la sua per di più un'ambizione sbagliata. Lo scrittore, tuttavia, dopo una lunga esitazione, decide di inviare a Venturoli con la lettera del 20 maggio del 79 un gonfio pacchetto contenente 2 manoscritti inediti, quello del suo futuro capolavoro d'esordio, Diceria dell'Untore, e quello dell'unico romanzo rimasto inedito, Il Guazzabuglio. Questa lettera è una delle più significative dell'intero carteggio. Bufalino non si limita a donare all'amico le 2 stesure, frutto di un intenso, lungo e caparvio lavoro di scrittura, ma confessa con estrema umiltà di sentirsi uno scrittore autentico, sebbene ancora combattuto fra il potere benefico o malefico della sua vocazione. «Caro Venturoli», scrive Bufalino, «ho esitato a lungo a risponderti, combattuto fra il desiderio di dirti subito grazie per la tua liberale partecipazione a un destino straniero e un'ispida, immediata, quasi animalesca sindrome di difesa, quella stessa che, a somiglianza di tutti gli inediti autentici, mi ha portato sinora a seppellire quelli che tu amabilmente chiami mitra e sono probabilmente pistole e giocattolo in un profondo cassetto. Devo ora cavarveli, è un obbligo verso la tua gentilezza e lo faccio volentieri, sollevato anziché scoraggiato da quel che mi dici sulla tua irrilevante forza di intervento sul mercato editoriale. Perché questo? Perché io, mentre non ho ancora capito se l'esercizio dello scrivere è per me un contravveleno o un veleno, se cura o aggrava taluna nevrosi che mi insidia, di una cosa sono sicuro, e cioè che esso, come tutte le acrobazie, potrebbe rivelarsi pericoloso il giorno in cui mi lasciassi distrarre a guardare, dall'alto del mio trampolino, il pubblico giù. Venturoli comincia a leggere Diceria dell'Untore e riconosce che le pagine sono scritte da scrittore autentico. Stavolta ci siamo, gli dice, avrei successo. Va detto, infatti, che Marcello Venturoli fu non soltanto uno dei primi estimatori dell'opera ancora inedita di Bufalino, ma anche colui che incoraggiò a compiere il grande passo verso la pubblicazione. La stesura appartenuta a Venturoli, infatti, reca sul frontespizio una dedica apposta da Bufalino in un secondo momento, in occasione di un incontro con l'amico, a Marcello, uno fra i miei primi lettori di questa diceria, con amicizia e affetto, Dino Bufalino. Bufalino, dopo la nota scommessa tra Elvira Sellerio e Sciascia, si decide e invia alla casa editrice il dattiloscritto del romanzo, accompagnato da una lettera, di cui ho potuto identificare la minuta tra alcuni appunti di lavoro di Bufalino. In essa lo scrittore, rivolgendosi a Elvira Sellerio, giustifica la scelta di non aver cercato editori sino a quel momento. E le scrive: da un lato gli stimoli di taluna onesta ambizione, dall'altro, con segno più forte, il presentimento che un eventuale destino di scrittore contenesse non so che semi di sinistra e allarmante avventura, e la persuasione che si potesse esorcizzarlo solo lasciando marcire le proprie cose e lasciandosi ridurre a privato e inoffensivo maniaco della domenica. Solo così si spiega l'ostinazione con cui insistevo a isolare in quarantena la parte migliore, ma più pericolosa di me. Bufalino parla della sua ostinazione usando il passato, perché la reticenza nel pubblicare ormai è superata. Lo scrittore riapre il suo cantiere e prepara il romanzo di una vita a diventare libro. I 2 nuovi testimoni di Diceria dell'Untore, pertanto, se confrontati con le correzioni dell'ultima stesura G, dicono molto di più di quanto un'approfondita collazione dimostri. Raccontano tra le righe, tra le evidenze macroscopiche di sequenze aggiunte o espunte, o microscopiche, come la presenza di alcune varianti sostitutive,
il lungo processo di maturazione dell'opera e dello scrittore nella sua opera e l'intenso lavoro con cui, dopo l'invito di Serlerio a pubblicare il romanzo, Bufalino si sia preparato a saltare giù da quel trampolino, a farsi scrittore pubblico, a superare la sottile linea d'ombra tra la scrittura privata e i clamori della ribalta letteraria. Grazie. Grazie a Giulia Cacciatore, che continua nella sua intelligente esplorazione del modo di lavorare di Bufalino, in questo caso aggiungendo tasselli interessanti sugli avantesti, diciamo, di Diceria dell'Untore, nella linea che un po' era stata aperta da Francesca Caputo. Grazie davvero per questo suo contributo. Prima ho dimenticato di dirvi che gli altri protagonisti di questa mattinata, ma insomma il fatto è che parlare in streaming un po' mi intimidisce, sono Andrea Schembari, Giuseppe Traina e Sergio Russo, e via via ve li andrò, sia pure brevissimamente, presentando. Adesso tocca proprio a Andrea Schembari, che dopo un dottorato di ricerca presso l'Università di Catania insegna attualmente letteratura e civiltà italiana all'Università di Stettino. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni su Leonardo Sciascia, sul quale so che sta per ultimare una monografia, ma si è occupato anche di autori del 6-700 e di letteratura italiana contemporanea. Adesso ci parlerà di Le menzogne della notte. A lui la parola. Grazie, grazie al professore Zago, grazie alla Fondazione Bufalino che ci ospita anche in questa forma, e buongiorno a chi ci ascolta. Allora, io ho dato un titolo a questo mio intervento, da cui prenderò le mosse, a questo sondaggio. Il titolo è L'immagine in cornice, fratture identitarie e salvezza della narrazione delle menzogne della notte. Devo però giustificarlo, perché per quanto dubiti che nel vasto e articolato catalogo delle passioni musicali di Gesualdo Bufalino abbia mai trovato posto il cantautore americano Tom Waits, non posso tacere che il titolo dell'intervento, senza alcuna logica stringente, sia stato ispirato da un fortuito ascolto di Picture in a Frame, che è una canzoncina fatta con poco, sono quattro versi reiterati su quattro strofe, sufficienti appena a dire che da quando ho incorniciato la tua foto il sole si è fatto blu e d'oro, un'estrema variazio, se volete, della chiaritate di cavalcantiana memoria. Un gesto antico, quello di mettere in cornice il ritratto dell'amata, che nel testo di Tom Waits cristallizza in un'icona il sentimento d'amore, ma perché poi esso possa debordare e trasformare la realtà dell'amante protagonista, o per meglio dire trasformare la percezione e la narrazione che del proprio nuovo vissuto l'amante svolge a se stesso e a chi ascolta. Ora, quel gesto, in una catena analogica senz'altro forzata per i temi in gioco e gli esiti opposti, però mi è parso speculare alla intenzio che ha guidato Gesualdo Bufalino nel processo di costruzione delle menzogne della notte, cioè fissare in emblemata il gioco a perdere dell'autoconfessione di sé e farne discendere le reticenze e i camuffamenti sulla struttura narrativa. Per provare a esplicitare questo assunto, inizierei col ricordare che tra le carte manoscritte del romanzo, donate all'Università di Messina, ma parlo sulla base di quanto si può rilevare dalla nota al testo del primo volume di opere Bompiani curato da Francesca Caputo, che credo ci ascolti e che parlerà nel pomeriggio,
si trovano tra le carte manoscritte, dicevo, almeno due schemi preparatori sul contenuto e la successione dei capitoli del romanzo. Entrambi ci dicono come lo scrittore, cito, avesse chiara in partenza l'articolazione del romanzo, giocata sull'alternanza delle singole voci narranti e su capitoli di trapasso. Il primo dei due schemi, inoltre, rivela una probabile stesura iniziale dei primi tre capitoli, perché leggiamo in questa scheda, in questo schema, 1-3 già fatti. Quantomeno lo schema rivela anche l'invariata collocazione numerica dei quattro racconti confessione dei congiurati, che manterranno fino all'ultima redazione le stesse posizioni, la quinta, la settima, la nona e la undicesima, anche se in diverso ordine che qui non sto a precisare. Ancora dal primo schema si potrebbe arguire il probabile completamento della stessa stesura dei quattro racconti quando ancora risultava in progress l'impianto della cosiddetta cornice. Perché? Perché i capitoli 8 e 10 vengono esplicitamente indicati come da fare, perché rispetto alla redazione definitiva non c'è traccia dell'episodio di Mastro Smeriglio, perché la compiuta elaborazione del finale è ancora tutta da definire, come ancora si rileva dal secondo schema, che seppure testimone di uno stato più avanzato e definito dei lavori, fa seguire all'ultimo racconto confessione una generica conclusione e un capitolo finale di addenda, così chiamato. D'altronde, come lo stesso Bufalino ebbe a dire a Pubblicazione Avvenuta, con una dichiarazione ultranota, la cornice delle menzogne è dinamica, è essa stessa racconto, e si serve dei racconti minori per raggiungere il suo esito tragico. Una cornice fiume, coi racconti come affluenti. La scoperta iscrizione del romanzo nel solco della tradizione, dei modelli esemplari, quindi del Decamerone, del Mille e una Notte, che vengono citati a bella posta lungo il testo, sarebbe dunque il primo dei depistaggi che compongono il romanzo. Un'illusione d'ordine, prima dello svelamento, del riavvolgimento e del disorientamento finale. Non dico certo nulla di nuovo. Il professore Nunzio Zago ha per tempo segnalato che, cito, dall'apparente pretesa del romanzo ben costruito, dal recupero di un archetipo narrativo forte e centripeto, siamo ripiombati nel caos dell'opera aperta, della precarietà esistentiva. Siamo nel segno della più vasta frammentazione narrativa del romanzo moderno europeo. Cito, in questo caso il mio riferimento è al recente contributo di Claudia Carmina, nel numero monografico dei Cahiers de Tous Italiens, curato da Marina Paino e da Giulia Cacciatore, che ha parlato prima di me. Resta però innegabile che le menzogne si scommettano, continua Zago, molto più dei romanzi precedenti sulla densità e linearità dell'intreccio, e che con queste, con la densità e con la linearità dell'intreccio, aggiungo io, bisogna pur fare i conti. Non per dedurre di essere di fronte a un romanzo storico realistico, come in qualche modo lasciò intendere Sciascia, ma per dare all'opera una fisionomia netta, che la distingua dalle prove precedenti, senza il rischio però di affibbiarle una patente di eccentricità, quando non di isolata, nostalgica ed enfatica iperletterarietà, come sappiamo si rileva dalla nota stroncatura di Renato Barilli. Perché? Se dal programmatico naufragio del Resit che Italo Calvino opera nel Castello dei Destini Incrociati, e lo cito perché è un testo chiamato in causa da più studiosi come estremo termine di paragone delle menzogne della notte, ricordo soltanto un bell'intervento della professoressa Rosa Maria Monastra al bellissimo convegno del 2007 sulle carceri vere di invenzione, che fu organizzato proprio dal professore Zago e dal professore Giuseppe Traina, alla facoltà di Ragusa, che fu anche il mio primo convegno da dottorando catanese. Dicevo, se dal programmatico naufragio del Resit che Calvino opera nel Castello dei Destini Incrociati si potevano ancora portare in salvo l'histoire e la narrazione, a maggior ragione questo è vero per la dissimulata disarticolazione del racconto delle menzogne, operata per paradosso attraverso un sapiente e funambolico montaggio di tecniche narrative tradizionali. Un rompicapo che intreccia disciplina e capriccio, sono parole dello stesso Bufalino, che lascia evadere con la fedina pulita, dico io, dal castello prigione, così lo chiama ancora il nostro scrittore, sia la storia che la narrazione.
Ho chiamato in causa l'armamentario teorico. Lo seguirò per un tratto, ma senza la pretesa, poiché non sarebbe nelle mie corde, di dissezionare con rigore il testo alla puntigliosa ricerca dei confini esatti che strutturano la cosiddetta diegesi. Certo, secondo lo schema classico, anche se qui grossamente applicato, i racconti dei congiurati costituirebbero il piano propriamente diegetico, gli altri capitoli, quello intradiegetico, e le notizie in merito, poste all'inizio, il piano extradiegetico, in cui c'è la famosa e presunta sfida al lettore, a noi due. Ma una lettura ancora più ampia e meno condizionata dai vincoli teorici, ma non per questo spero troppo impressionista, il gioco dei piani narrativi appare come una libera e continua invenzione dettata da esigenze di drammatizzazione. In questo senso il perimetro più esterno del recit, quello del racconto che noi leggiamo, che il lettore incontra, è quello in cui agisce la figura del governatore, che si sviluppa per i primi tre capitoli, anche il secondo che fatico a definire come è stato fatto capitolo a sé stante, e per una parte del quarto. Potremmo parlare di una cornice in forma di prologo, come ci suggerisce lo studioso strutturalista Tomaszewski, marcata questa parte da una scelta stilistico-retorica piuttosto evidente, cioè la studiata alternanza dei tempi verbali del passato remoto e del presente storico, quest'ultimo vera metafora del tempo della narrazione, perché spaccia, no, la profondità temporale della storia con un effetto di vicinanza del racconto. Due sono le funzioni che Bufalino assegna a questo gioco prospettico. La prima si associa alle scelte di focalizzazione, come accade appunto nel primo capitolo, in cui il narratore onnisciente, dopo poche righe, assume il ruolo di testimone oculare dei fatti e dei luoghi, tanto da conoscere, elencare e collocare nel tempo e nello spazio, seppur con indicazioni sfumate, dettagli ed eventi che sono spie evidenti della sua posizione privilegiata. Le abitudini del governatore, le consuetudini dell'organizzazione carceraria, gli oggetti che i prigionieri ricevono dalla terraferma, e qui cito, perfino un calamaio d'ottone, una volta, con una significativa deissi temporale che annovera questa parte proprio tra i presunti ricordi di questo testimone. E anche l'esatta estensione degli spazi interni ed esterni, non senza punte ironiche, le celle, diciamo un po' delle celle, si sprona il nostro testimone, che riporta la misura delle superfici e il numero delle lastre di pece che rivestono il pavimento delle celle. È vero che il presente storico si attaglia perfettamente ai processi descrittivi, ma la minuziosa mappa dei luoghi, che ben sappiamo essere l'editrice del Settembrini, mescola qui il registro memoriale della ricordanza a quella forma che, con una parola desunta dal nostro dialetto, diciamo visuloco, il sopralluogo, che è parola con grande dignità letteraria anche nella letteratura in siciliana. Il sopralluogo diretto, da calare in un dispaccio o una lettera, ancora con una significativa deissi spaziale. Cito, quassù del regno e del re nessuna notizia. La seconda funzione del presente storico, utilizzato da Bufalino in questa parte, assolve in questa prima cornice, come la vogliamo chiamare, assolve più pienamente al compito di dare una distintiva caratura a particolari passaggi del racconto, appunto un effetto di drammatizzazione, dicevamo, che è visibile ad esempio nel quarto capitolo, nella parte iniziale, quarto capitolo che è centrale nell'opera di confezionamento di questo sistema di cornici, perché è contraddistinto dal cambio di ambientazione, cioè il passaggio dalla cella al confortatorio. Qui la natura costitutivamente aperta delle forme del tempo presente, spalancate praticamente sul vuoto, si presta a creare un puntuale effetto di sospensione, laddove i congiurati, frastornati e disarmati dalla doccia gelata, dal cambio d'abito e di luce, tutti elementi che li stanno avvicinando all'esecuzione, si soffermano, indecisi sul da farsi, se adempiere sbrigativamente o meno alla confessione capestro imposta dal governatore oppure lasciar correre la notte. Hanno paura i quattro, cito, scoprono che non saranno più niente, si palpano dentro la mente lo spessore di buio che avanza. Quello è, mi sembra, il punto in cui inizia un secondo perimetro narrativo, che è segnato dall'entrata in scena, o meglio ancora dalla presa di parola
da parte di Cirillo e da un uso pressoché ininterrotto, salvo i tempi necessari alla corretta consecutio, del passato remoto in tutti i capitoli cosiddetti di trapasso. Una seconda cornice, dunque, il livello più propriamente continuativamente intradiegetico, il vero contenitore dei racconti dei congiurati. Ed è questa la parte che sicuramente richiama più da vicino i modelli della tradizione, da cui peraltro però essa si discosta per un aspetto direi peculiare. Sappiamo per bocca dell'autore che, cito, a somiglianza della giovane principessa delle mille e una notte, ognuno parla per rinviare l'esecuzione, per corrompere il carnefice, fine della citazione. Ma nella ulteriore cornice qui imbastita da Bufalino, per quanto essa coincida, ricorda Zago, come nelle mille e una notte nel Decameron, con una situazione di pericolo mortale e di lutto, ecco, qui si fa fatica però a riconoscere il segno delle due funzioni principali che i teorici individuano, penso a Sklovsky e alla teoria della prosa, cioè della funzione di ritardamento, che è tipica per lo studioso del modo di novellare indiano, e tanto più della funzione di intrattenimento, cioè il narrare per il puro piacere di narrare, al modo europeo. L'esecuzione ormai è fissata, nulla può ritardarla. La ronda scandisce lo scorrere della notte e i congiurati non mostrano impazienza di narrare né di allungare oltre il limite le loro confessioni, semmai curano di non dedicarvi più tempo del dovuto. Cito, chi ricomincia a narrare? Siamo in anticipo, aspetta. Che fretta c'è? Come per lasciare più spazio possibile non alla speranza di salvarsi, ma al racconto cornice, in una osmosi e una serie di rimandi continui fra i due livelli. Semmai, se proprio dobbiamo dare una definizione a questa parte, una funzione a questa parte, mi pare che essa abbia una funzione propedeutica istruttiva e uso questa definizione prendendola sempre dalla teoria, ma dando alla parola istruttiva un doppio significato che è comune nella nostra lingua, cioè istruttiva nel senso pedagogico e istruttiva nel senso di preparatoria. Preparatoria di cosa? Preparatoria di un ulteriore sbocco narrativo che si sta preparando. Ecco, dopo queste considerazioni mi sembra di poter dire che più che alla simulazione di precise coordinate narratologiche, sembra che la struttura delle menzogne segua più da vicino le implicazioni semiotiche e retoriche che l'oggetto cornice pone nella realizzazione e fruizione di un'opera d'arte figurativa. È in questo campo speculativo che si può forse trovare la più appropriata chiave di lettura dell'impalcatura del romanzo. Memore delle lezioni berlinesi di Georg Simmel, José Ortega y Gasset concepiva ancora la cornice come un oggetto neutro, posto tra il reale e l'immaginario, che, cito, non è ancora la superficie incantata del quadro, ma è frontiera delle due regioni, funge da trampolino che lancia la nostra attenzione sulla dimensione leggendaria dell'isola estetica. Quindi, per Ortega, la cornice non è più il paragon, così chiamato, ornamentale che Immanuel Kant annovera nella Critica del Giudizio, ma non è ancora il paragon necessario che un teorico, Louis Marin, nel 1988 tratteggia in un articolo, l'88 dello stesso anno delle menzogne, in cui lo studioso prende il termine italiano cornice e a confronto con i corrispondenti francese e inglese, cioè cadre e frame, lo esalta per la sua origine architettonica, in cui, cito, sono in gioco i valori di ornamento e protezione, le nozioni di pregnanza e sporgenza. Sento qui l'eco dell'ornato con funzione portante di stampo borroniniano, cui Bufalino riconduce la sua scrittura. Su queste basi, di una teoria della cornice desunta dall'arte pittorica, su queste basi il gruppo di Liegi innesterà un'altra riflessione, quella sullo scarto retorico e narrativo che la cornice può portare all'immagine contenuta. Questo scarto si fonda su una coppia di termini, disgiunzione e congiunzione. L'osservatore lettore, l'osservatore di un quadro, il lettore di un romanzo a cornice, si aspetta un effetto di disgiunzione secondo la norma della tradizione, cioè la norma che la tradizione impone a questo ruolo del bordo.
E allora a quel punto, se il lettore osservatore si aspetta la disgiunzione, ogni procedimento di congiunzione operato dall'artista scrittore con il centro del suo enunciato accentuerà il peso della cornice e il suo intento iconico per l'artista, figurativo, narrativo per lo scrittore. Tra tutti quelli che il gruppo di Liegi ha individuato, potrei chiamare in causa il procedimento di soppressione aggiunta tra i procedimenti di congiunzione. Soppressione aggiunta la chiamano, sia quando la cornice, nella sua modalità standard, sto citando, viene negata e sostituita, offrendo all'osservatore una scelta ambigua. Il caso tipico, dicono, della cornice nella cornice. Mi fermo con la teoria, ma se riportiamo queste considerazioni al romanzo, se diamo fede a quello schema preparatorio da cui siamo partiti, mi pare che un processo simile sostenga l'impianto delle menzogne della notte. Innanzitutto, le confessioni sostanziano e si riversano sul racconto cornice ambientato nel confortatorio. Il racconto del barone, ad esempio, è generato dal malore scatenato dal fragore del temporale nel capitolo che lo precede. Cito: che strano soffrire ancora questo panico del diluvio. L'occasione ora è buona per darne conto, sicché vorrei arrogarmela io, la seconda posta del nostro rosario. Si chiude il capitolo e comincia il racconto confessione. Racconto confessione che nel capitolo successivo riprende sullo stesso tema. Cito: il maltempo s'era sfogato. Lo stesso avviene per il racconto di Agesilao, su cui il barone torna nel capitolo successivo, e quello di Sanguimbeni, oggetto di svelamento da parte di Cirillo. A seguire, con un procedimento a spirale che non sarebbe dispiaciuto a Calvino, questo racconto di mezzo si riversa poi sulla cornice prologo, attraverso un passaggio segreto, se potremmo dire, cioè la paratia formata dalla conclusione testamento. Questa conclusione testamento che tutti ricordiamo è che ricostruisce ex post la parte che ci è stata taciuta, le deduzioni che sprofondano il governatore nella mise en abîme del suo io, moltiplicato, cito, da due specchi che si fronteggiano. Ecco dunque che la cornice prologo che abbiamo citato all'inizio si ricongiunge e diventa una cornice ad anello. Gli exempla narrati dai congiurati si profilano dunque come racconti immagini istantanee di una sola frazione delle vite, delle loro vite, oppure per dirla con Cirillo, cito, l'effigie da fissare sotto le palpebre, in un discrimine dell'esistenza, su cui costruire il racconto poi ascendente di una più ampia ed emblematica deflagrazione dell'identità del personaggio principale. Il finale autorizza il lettore a riprendere la lettura dal principio, ripercorrendo il tragitto del racconto con una nuova lente, alla ricerca di quegli ammicchi, cito, fuggiaschi maneggi e altri vari sentori di frode con cui i prigionieri potrebbero avere imbastito, sin dall'ingresso nel confortatorio, l'ultima e suprema congiura. Saremmo così autorizzati a leggere nel grande silenzio, cito, grande silenzio, che segue di poche righe la ben nascosta gaffe di Cirillo. Cirillo nomina il Padre Eterno senza che l'altro l'abbia esplicitamente fatto prima. Ecco, in quel grande silenzio che segue la gaffe di Cirillo potremmo leggere il movimento narrativo che avvia il controinganno dei congiurati. E non è un caso dunque se poi, cito, il barone, dopo essersi concertato a lungo, confabulando con gli altri, fine della citazione, acconsente alla proposta sull'uso della notte, invitando cripticamente i compagni a, ancora una citazione, raccontarsi per dare un senso al proprio destino, il racconto come via al senso finale della loro scelta di campo da congiurati. Potremmo ancora intendere la concessione che viene fatta a Narciso del diritto di dirlo quel nome e salvarsi, è il barone che concede alla fine a Narciso all'inizio del romanzo, cioè alla fine tu potrai avere il diritto di fare quel nome se un senso non verrà al nostro conversare. Ecco, potremmo leggere questa concessione come l'ultimo incarico assegnato dal barone al congiurato più giovane, perché sarà proprio Narciso a rivelarlo quel nome. E lo farà, attenzione,
dopo il chicchirichì del matto nelle segrete. Un altro movimento narrativo, come a volere allontanare il riferimento a San Pietro e inquadrare il passo falso in una dimensione significante che è altra rispetto al tradimento e al rinnegamento della causa. La possiamo intendere come una perdita di autocontrollo da parte dello studente per l'ormai inesorabile approssimarsi dell'esecuzione, che è quella la versione che la lettera del testo ci suggerisce ed evidenzia, perché immortala il giovane a dare di gomito agli altri in un'esaltazione del corpo che deriva dall'ormai esaltazione della mente, a confronto invece con il torpore, con la catatonia degli altri, che sono annichiliti da un sopore o uno stupore. Possiamo però anche leggerla come una lettura risemantizzata, che assegnerebbe alle fasi di questa scena e a ogni gesto a quel punto e parola della notte il ruolo di segreti adempimenti e convenute istruzioni per stringere lentamente il governatore, ormai riconosciuto, in una pastoia di cui ancora non avverte il morso. Se così fosse, la congiura ultima dei quattro prigionieri avrebbe raggiunto lo scopo mirabile di rendere consalvo loro ignaro sodale, non solo per averlo indotto a farsi strumento dell'estinzione della dinastia per l'arresto del conte di Siracusa, fratello del re e con un erede ormai morto, ma per averlo gettato in un'inquietudine folle e disperata attraverso la rivelazione del fraintendimento del proprio destino, di quell'entelechia, come avrebbe detto Goethe, che i congiurati invece hanno saputo ben effigiare nelle proprie artefatte confessioni e incarnare fino alla fine, riuscendo a vestire consalvo dell'habitus di Cirillo a dispetto del posticcio abito di scena che il governatore indossa nel confortatorio. Estrema delle mie vergogne, sospira infatti il governatore, dall'ora in cui mi sono falsificato nelle sue vesti, mi è successo di imbevermi al punto di parlare sovente le sue parole e sentire i suoi sentimenti. È una conferma, è una confessione del governatore, che viene poi tra l'altro dopo una serie di moti di solidarietà da parte di Consalvo nei confronti dei congiurati, di cui ammira il valore, il coraggio di come hanno affrontato la morte e di come hanno tenuto fede appunto alla loro intelechia di congiurati fino alla fine. Così riletto, e mi avvio alla conclusione, è il romanzo di Consalvo De Ritis a farsi exemplum della menzogna suprema, quella verso se stessi, generata nel buio interiore in cui si mente e ci si nasconde, nutrita nell'uomo Consalvo da un'indole perplessa e fanatica, dice di se stesso, patita come una tara ereditaria ed effigiata anch'essa nell'impresa d'armi che egli ha scelto. Cito: un cammello che si abbevera una pozzanghera ed è traversato da una leggenda. Il me plaît la trouble, mi piace torbida. Profetico motto, scelto dall'avo quasi per chiosa della mia vita, avendo anch'io, come la bestia dei deserti, mai bevuta acqua di fonte che non avessi prima calpestata coi piedi e resa torbida e sozza. Aggiungo per inciso che questa impresa viene probabilmente da uno dei dialoghi di Torquato Tasso, cioè il conte ovvero delle imprese, e che Cesare Cantù nella Storia Universale lo assegna a un gentile Virginio Orsini, signore di Bracciano, condottiero militare alacremente attivo sul finire del 400 nelle guerre tra papato e regni italiani, morto nelle segrete del maschio angioino in circostanze oscure, tramandato dalle fonti come uomo stiato e sommo intrigante. L'esito, a quel punto, è già scritto e ha bisogno di un ultimo artificio che congiunga almeno in un punto di questo romanzo la rappresentazione e il reale. Se nel Cavaliere la morte di Sciascia, che verrà pubblicato pochi mesi dopo, il vice muore al centro di una dissolvenza incrociata fra i propri sentieri e quello, cito, eterno e ineffabile di una mente suprema, nelle menzogne della notte lo schianto dello sparo che esplode nella bocca del governatore è sovrastato dal contiguo grido di Dio. Ricordate, udrò come un grido di Dio il fragore dello sparo nel silenzio dell'universo. È un debordante e lacerante effetto di sovrapposizione, avrebbe detto il cinefilo Bufalino.
che immette il romanzo nella cornice indecifrabile dell'esistenza che ci contiene. Forse il senso segreto, diceva lo scrittore, la pia giustificazione dello scrivere e del narrare. Vi ringrazio. Anche Andrea Schembari ci fa capire meglio come lavorava Bufalino e soprattutto ci fa capire meglio come va letto questo romanzo, Le menzogne della notte di Bufalino, con una sensibilità, come dire, narratologica, semiotico-retorica del critico, che mi pare assai interessante. Grazie ad Andrea. È il turno adesso del professore Giuseppe Traina, che fa parte, come sapete, con Massimo Nofri del Comitato Scientifico della Fondazione Bufalino, e insegna letteratura italiana all'Università di Catania, più precisamente presso la struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere di Ragusa. Come studioso si è occupato in monografie, saggi e curatele di molti autori fra 300 e 900, con particolare attenzione alla novellistica e ad autori come D'Annunzio, De Roberto, Sciascia, Ripellino, Consolo e appunto il nostro Bufalino, di cui sicuramente è uno dei maggiori interpreti. Gli do la parola per il suo romanzo da indagare e Calende Grazie. Grazie al professore Zago, con il quale ci eravamo appunto interrogati quando si pensava alla possibilità di un convegno più ampio sull'opportunità eventualmente bella di ripercorrere libro per libro tutto l'itinerario narrativo di Bufalino. Poi, dovendo restringere le cose, abbiamo pensato appunto a quattro momenti, penso significativi, cioè il primo romanzo di cui ci ha parlato Giulia Cacciatore, l'ultimo di cui ci parlerà fra poco Sergio Russo, e in mezzo Le menzogne della notte, che forse è il romanzo in cui Bufalino ha cercato maggiormente di distanziare se stesso dalla materia narrata, e avete ascoltato da Andrea Schembari con quali risvolti strutturali molto raffinati, e Calende greche, di cui mi occupo io, dove invece il movimento è al contrario, cioè dove c'è una massima vicinanza tra la vita e i pensieri dell'autore e quelli del personaggio narrato, che si chiama Dino, guarda caso, quindi, come tutti sanno, Dino era il diminutivo di Gesualdo Bufalino, per gli amici sicuramente. Siccome mi è già capitato di scrivere su Calende greche e insomma da giovane ero appunto più propenso a vedere le cose, ecco, nei limiti delle mie capacità sul piano filologico e strutturale, dell'analisi narratologica e strutturale, stavolta ho provato invece a rileggere il romanzo da un punto di vista un po' più, se volete, contenutistico, e proprio perché ho pensato continuamente a questa equivalenza uomo-scrittore che Bufalino non ha quasi mai nascosto, ma qui in questo romanzo è particolarmente evidente. E la prima cosa che vorrei dirvi è che l'incipit di Calende greche ha moltissimi punti in comune con l'explicit, il che consente a Bufalino di suggerirci che la nascita, appunto, il primo capitolo del romanzo,
abbia molti punti in comune con la morte, che è l'ultimo capitolo, il cui titolo esatto è Quia Pulvis. Forse la nascita è una morte al quadrato, ovvero la nascita contiene in sé la morte, e poi, slittando sul piano metaletterario, la domanda potrebbe essere: l'incipit è un explicit al quadrato, l'inizio di un romanzo contiene in sé la fine del romanzo stesso? Vedete, diverse domande che accumulo, però non vorrei darvi l'impressione che la questione sia puramente astratta, perché invece entra questa questione nella carne cartacea di Calende Greche, perché la sua dichiarata natura di ricordi di una vita immaginaria, il sottotitolo dell'opera, fa sì che nel nostro orizzonte d'attesa entrino con la forza agglutinante dell'ossimoro sia la dimensione autobiografica suggerita dal sintagma ricordi d'una vita, sia la dimensione finzionale suggerita dall'aggettivo immaginario. Sul fragile confine tra elemento autobiografico ed elemento finzionale, che struttura e caratterizza Calende Greche più di ogni altro libro di Bufalino, dicevo, credo di avere già scritto abbastanza. Qui invece accennerò a quella che è la motivazione che, se non sbaglio, ha ispirato Bufalino nell'immaginare e comporre questo romanzo, ossia esibire al diapason quella componente autobiografica che è variamente distribuita negli altri suoi testi narrativi e contemporaneamente mantenere brillante la vernice fiction, affinché il lettore non smetta di leggere un testo che gli deve essere utile, lo diciamo così, tra virgolette, non in quanto storia di uno, di un individuo, ma in quanto storia di uno e di ognuno. È proprio questo il motivo che ha spinto Bufalino a sovraesporre i momenti della nascita e della morte, perché nascita e morte sono i momenti della vita in cui tutti gli uomini si somigliano, soprattutto nelle componenti puramente biologiche che caratterizzano il rito del nascere e il rito del morire. Mentre le vicende più individualizzate e specifiche di ognuno si collocano nella porzione più o meno lunga di esistenza che ad ognuno tocca di vivere e che sta racchiusa tra questi due momenti rituali. E in queste vicende individuali gradualmente l'elemento psicologico si affianca a quello biologico per poi tornare a separarsene definitivamente soltanto in extremis. Le cose che ho detto così maldestramente vi parranno e sono delle cose ovvie. Però un conto è come le dico io, un conto è come, ben altro conto è come le scrive Bufalino. Scritte da Bufalino, queste cose riacquistano la specificità dello stile, che è quello inconfondibile del nostro scrittore, ma che qui probabilmente è esibito in maniera quintessenziale. Qui intendo proprio nel primo e nell'ultimo capitolo del romanzo. In essi troverete un gioco squisito di simmetrie fra sequenze binarie oppure ternarie, chiasmi impeccabili impreziositi da allitterazioni come questo, un ognomo miserabile e piangente, un ennesimo effimero fuoco. E poi rimandi a distanza di parole chiave, prodigiose variazioni sull'alternanza buio-luce che mai come in questo caso moltiplica le sue valenze metaforiche. Troverete insomma ribadita anche per via retorica la circolarità tra incipit ed explicit. E troverete nel capitolo sulla nascita un'immagine molto forte, quella dell'alito che, mentre si nasce, soffia io, 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 un alito che non è ancora voce, coscienza, pensiero, ma solo infinitesimo, opaco, stuporoso sprigionamento dal nulla. Un alito che si fa parola nel silenzio placentare, e sia pure questa parola il minimale ed essenziale pronome personale di prima persona, pronome brevissimo, appunto pronunciato come un soffio, ma potentissimo perché ci identifica nella nostra essenza individuale. Questa immagine dell'io come alito parlante non vi sembra che sfumi nella più antica ego del logos primigenio? Un io logos, dunque, è il neonato che si affaccia al mondo, non a caso con la complicità di una madre che Bufalino chiama mostro e leviatano, contenitore protettivo ma straordinario monstrum nella sua potenza assoluta di leviatano. E Bufalino ci ricorda che la nascita è frutto di un impegno duale
di due spinte complici e concordi, di due necessità biologiche di liberarsi di un peso e di una prigione. La morte invece è individuale, perché anche la morte più accompagnata dalla vicinanza delle persone care, via via che la coscienza evapora, lascia l'uomo in solitudine assoluta. E questo processo che conduce alla morte viene notomizzato da Bufalino sempre nelle sue componenti biologiche, virate su un registro della spiacevolezza che allinea rigurgiti, vomiti, travasi di nero pattume, questa è una citazione, sputi, evacuazioni, secchezze di fauci, lezzi ferini, fino allo sconcertante avvertimento dell'essere, cito, un di più, un inutile fece nell'alvo dell'universo. Sicché dopo l'ennesima eco del barocco uomo al punto, nella descrizione degli attimi ultimi della vita, ecco un'altra spinta, come le spinte necessarie a nascere. E se i miei tentativi di farvi vedere le citazioni a video sono riusciti, mi potete seguire in questa lettura. Siamo al punto e la cosa diventa d'improvviso più facile, assai più facile che non temesse. Avverte l'uomo di cui si parla che innumerevoli spinte cospirano da tutte le parti ad espellerlo. Capisce che il suo dovere finale è di spingere assieme a loro. Ed è come se Bufalino, in un certo senso, ci dicesse che si nasce per volere del potere, il Leviatano, e che si muore infine per senso del dovere. Ma mi chiedo, si compie il dovere di assecondare queste misteriose innumerevoli spinte, ma di chi sono o di che cosa sono? Da chi provengono, da che cosa provengono queste innumerevoli spinte? Forse, se chiamiamo ancora in causa la biologia, provengono dalle cellule ormai esauste del suo corpo. Oppure, se facciamo un po' di socio-antropologia spicciola di un mondo popolato di esseri umani che ritengono ormai superfluo il moribondo, qualunque sia la risposta a questa domanda, e nel cinico contesto attuale verrebbe da dare credito soprattutto alla seconda, di queste risposte. Qualunque sia la risposta, quello che conta è l'ultima immagine in cui Bufalino condensa la sua idea, la sua fantasticheria sul momento supremo, la risposta alla domanda cos'è esattamente il morire. Leggiamo. Per un residuo di istinto prova ancora a voltarsi indietro verso la scala dove un dito di luce resiste. Prova, ma è troppo tardi. Un cappuccio cala sul capo e lo acceca. Eccole lì, sempre in contrasto, la luce e l'oscurità. La luce come estremo, resistente segnale di vita e barlume di senso. L'oscurità come grande metafora dell'inconoscibile, perché è fin troppo ovvio rammentarsi che la morte coincide con il buio della mente, dunque, per facile slittamento, col buio tucuro. Ma mi interessa di più richiamare l'attenzione vostra su altri due elementi, che emergono con chiarezza in questi due brevi periodi. Il topos bufaliniano del voltarsi indietro, che ci fa pensare innanzitutto al racconto Il ritorno di Euridice, ma anche a tutte quelle altre volte in cui Bufalino si è detto affatturato dalla tentazione del bis, il bellissimo riessere. E poi l'immagine conclusiva dell'accecamento, dovuto a un cappuccio che gli cala sul capo, più o meno come quello che potrebbe avvenire a un condannato a morte, pietosamente dotato di cappuccio, a cui cala sul capo una ghigliottina o la mannaia di un boia. Come se Bufalino ci volesse suggerire così che ogni morte, anche la più pacifica, è il risultato di un abuso, di un'esecuzione spietata. E c'è poi, fortissimo, il richiamo dell'accecamento, visto che il libro si conclude sul verbo lo acceca, ma si era aperto su un'altra immagine simmetrica, un sacco cieco, che però riguardava la tana uterina. Come dire, mi sembra che la vita, dal nascere al morire, si gioca da una cecità all'altra e ha per intervallo la luminosità della vita ridotta così a illusorio barbaglio. È come tacere il sospetto che questa cecità abbia anche una valenza metaforica e riguardi soprattutto la cecità conoscitiva dell'uomo, il suo vagabondaggio attentone lungo i giorni della vita. Non è inutile ricordare appunto il titolo dell'ultimo romanzo di Bufalino, Tommaso il fotografo cieco, di cui ci parlerà Sergio Russo. A tali approdi soavemente nichilistici Bufalino ci ha abituato,
quasi ad ogni pagina delle sue diverse opere. Eppure quel vagabondaggio sa da fare, e Bufalino ce lo racconta per frammenti in calende greche, spigolando tra gli anni vissuti da un uomo che mai come questa volta gli assomiglia, attraverso i nomi veri di amici cari, di città e strade ben conosciute, gli episodi più segreti di un essere umano piuttosto pudico di sé, e che pure sembrerebbero vissuti davvero, così restituiti nell'impudicizia della scrittura. Perché, come ha insegnato l'uomo del sottosuolo di Dostoevskij, la vita, nelle parole di Bufalino, antologista del personaggio, è una confessione abietta, dove dileggio e pietà di sé, buffonaggine e disperazione si impastano. E con queste parole che l'uomo del sottosuolo è appunto descritto nel dizionario dei personaggi di romanzo. E se la confessione dell'uomo scrittore Bufalino è più abietta in calende greche, non ci meraviglia ritrovare nei suoi scanditi capitoli l'uso e riuso di materiali e situazioni provenienti dagli altri libri di quest'uomo scrittore. Diceria dell'Untore, Museo d'Ombre, Argo il Cieco, Il Malpensante, I racconti dell'uomo invaso. Forse i suoi libri che aveva più cari. Né qui ci importa ribadire il fatto già noto che anche calende greche, come altre invenzioni bufaliniane, svela così la sua vicinanza all'agognato modello della macroantologia del centone definitivo di cui parlava Giulia Cacciatore nel primo intervento. Sicché sarebbe forte la tentazione di leggere questo libro ad apertura casuale, di saltabeccare da un capitolo all'altro, avanti e indietro lungo la scala assali scendi della vita che Bufalino evoca nel risvolto di copertina. Ma l'autore non ci autorizza in tal senso. E allora rileggiamo questo libro in sequenza e la nostra attenzione viene calamitata da due capitoli ben precisi, su cui mi vorrei soffermare. Quelli in cui l'autore ci segnala esplicitamente due momenti importanti della sua vita. E allora, ancora una volta, dobbiamo credergli? Forse no. Ma decidiamo di credergli perché questi due momenti hanno effettivamente un sapore forte, deciso, che potrebbe essere il sapore di un momento decisivo. Il primo di questi due momenti lo troviamo nel capitolo La neve e il sangue, dove Bufalino rievoca una notte del 1944 trascorsa in una casa del preappennino reggiano insieme a tre sbandati come lui che sembrano partecipare a modo loro alla guerra partigiana. Una donna reduce dal massacro della Bettola, un ufficiale sardo che si autodefinisce di fede anarchico-monarchica, un romagnolo antifascista reduce dall'Albania, e poi lui, Dino. La vicinanza con questi tre altri personaggi crea la consueta situazione di, lo chiamerei, isolamento in compagnia di altri candidati alla morte, che è cara a Bufalino fin da Diceria dell'Untore, ma di cui si hanno tracce anche, per esempio, in Qui pro quo e soprattutto nella Menzogna della Notte. Con la differenza che qui la morte può venire dai bacilli di Koch o dall'azione di un boia, ma da una pallottola nazifascista. Se è vero che Leo Narrante scamperà le pallottole, è proprio in quest'inverno, fra 43 e 44, che egli prende freddo di notte, come ripete a mo' di litania almeno tre volte nel corso del capitolo, creando così i presupposti della futura tubercolosi. Vedete come scrive: in una tana di terra all'ombra d'un platano ho preso freddo in attesa d'una che poi non venne, d'una donna che poi non venne, ricavandone sotto la mammella destra questa intermittente puntura d'ape, questa subdola spina. Bene, in questo presente sodalizio, d'anime perse, è una citazione, indubbiamente lo sbandato sottufficiale Dino si sente meno solo di fronte alle minacce del freddo e della morte. In tal senso è forse il momento di maggiore condivisione di destini di fronte alla storia, alla grande storia, che il protagonista dichiara nell'arco della vita di aver avuto. Eppure, anche in questo contesto, la vocazione alla solitudine o la tentazione della solitudine sembra avere il sopravvento. E già, così me ne sto buono buono, nella passeggera estasi che nessuno mi cerchi, che per nessuno io esista, che solamente mi abiti, invisibile a tutti e introvabile, un barlume dove mi riconosco e mi incarno, sia ricordo o desiderio o speranza.
una piastrina di riconoscimento privato che conservo qui, nella sommità della testa, al riparo quanto più posso delle notizie del mondo. E più avanti dice di sentirsi solo come una mosca nella trappola di una boccia di vetro, come un fuggiasco nel cortile di San Quintino che i riflettori cercano, trovano, perdono e lui fugge a zigzag, ma non sa da chi, finché un pugnale di luce lo acceca e lo trafigge sul muro. Si noti il pugnale di luce che acceca, quasi una ribaltata anticipazione del momento della morte, per come abbiamo visto che Bufalino lo rappresenta. In questa condizione, tra socialità e isolamento, Leon Arrante riferisce di aver avuto percezione improvvisa della maturità. Dopo aver evocato la spensieratezza giovanile come recupero ancora possibile, sull'onda del ricordo, e non a caso fa ricorso all'allusione a un film di Lubitsch, emblema di leggerezza. Ecco, dopo questa evocazione della spensieratezza giovanile, ecco l'asciutta consapevolezza. Leggiamo ancora. Vado un po' su e giù su questo che non è un PowerPoint perché sono un po' maldestro. Invece eccomi uomo in anticipo, ecce homo, saltati a più pari 20 anni, malvissuti, corrotti, traditi, sebbene li ho appena compiuti, eccomi d'improvviso educato al male, a patirlo, a farlo, avendo già sperimentato fuori dei libri, insieme a poche bontà, la caterva delle abiezioni. È un passaggio cruciale, come al solito punteggiato di echi letterari, opportunamente distanziati dallo smaliziatissimo uomo scrittore Bufalino. Il lessico cristiano nicciano dell'ecce homo si fa presto manzoniano, per via di criptocitazioni poco criptiche in fondo, no? Malvissuti, patire o fare il male, sono facili da riconoscere. Da cui però si prendono le distanze, perché si sottolinea con forza autopunitiva che la maturità coincide con l'esperienza del male e che essa è qualcosa che si sperimenta con la vita in un orizzonte che va ben oltre i libri citati. E con questa evocazione del male siamo, credo, a un punto decisivo, perché Bufalino ci dice che la maturità, che dovrebbe coincidere con il massimo dell'espansione vitale e del gettarsi nel mondo, consiste invece nella piena percezione della irresistibile forza che corrompe qualunque innocenza. La neve immacolata impattume in una tazza di fiele il mio facile cuore di ieri. E ricordo che facile cuore è un'autocitazione da una lirica dell'Amaro Miele. A questo punto, come potrebbe sorprenderci un'altra citazione semi-esplicita che poco dopo troviamo riportata con svagata sbadataggine? La lettura di questo brano sarà a lungo, e vi chiedo scusa, ma vale la pena di riassaporarlo tutto. Forse tutti siamo svegli stanotte, forse mille e mille occhi sbarrati spiano da mille finestre e mille case, da qui a Correggio, e aspettano la stessa cosa. Mio Dio, com'è che tutti vediamo la vanità e pazzia di quello che accade, l'impietà ad ogni spesa di sangue e pianto per puntigli di confini, ebbrezze di labari e trombe, ingordigia di piedistalli e catastrofi sublimi. Com'è che tutti con un dito sulle labbra lasciamo che l'orrore proceda, badando solo a salvarci dalle catombe, partecipandovi anche, ricattati dalla turpe scommessa di uccidere o essere uccisi, mentre in verità ciascuno, furiere o feldmaresciallo, ripete la pantomima che tante volte ho visto il ragazzo svolgersi sul telone d'una comica muta, di Buster Keaton che scappa solo e dietro gli pullula un milione di poliziotti. Io sono solo, loro sono tutti. Scusate, non ricordo chi, ma qualcuno l'ha scritto, ed è il caso mio, vostro, universale, quando anche in virtù di un paradosso ulteriore non si sia condannati a inseguire inseguiti qualcuno. Ecco che con notevole malizia Bufalino tramuta l'effluvio commosso e la protesta contro la follia guerrafondaia universale che avevano inaugurato questa riflessione
nella chiamata di correo che pare pronunciata da una vecchia conoscenza. Dietro lo schermo ridanciano della slapstick comedy si nasconde la maschera tragica dell'uomo del sottosuolo. Proprio lui, la creatura di Dostoevsky, proprio colui che pronuncia la frase di cui Bufalino finge di non ricordare la paternità. Io sono solo, loro sono tutti. Lui, proprio lui, che comincia il suo ancipite monologare con quel memorabile «Sono un uomo malato, sono un uomo malvagio». Come potrebbe non riaffacciarsi proprio nel capitolo in cui Bufalino dice di avere scoperto a 20 anni e contemporaneamente la malattia e l'abiezione, che coincidono con la maturità, secondo quello che ha provvisoriamente detto prima? Ma vi dicevo, c'è un altro momento in cui Leo Narrante annuncia una svolta nella sua vita, ancora più esplicitamente di questa che abbiamo visto e con una certa solennità. Siamo al capitolo Fratello Ragno, Sorelle Mosche, datato 1963, ossia quando Dino ha 43 anni, è così lo scrittore. È un capitolo perfettamente opposto rispetto al precedente, è ambientato in una casa isolata di campagna, affittata da Leo Narrante per passarci una serena vacanza in solitudine, condizione ottimale per dedicarsi alla scrittura. È evidente la soddisfazione del Leo Narrante rispetto a una condizione di quasi perfetta solitudine, analoga a quella sperimentata in altri momenti in cui si è inventato un carcere. Si vede al capitolo successivo, Carcere d'invenzione, storia di una reclusione scolastica apparentemente casuale. Questa condizione di quasi perfetta solitudine si presenta un interessante tratto di fedeltà a un topos della letteratura carceraria, ossia la compagnia elettiva di un animaletto, in questo caso un ragno che, scrive Bufalino, ho battezzato Spinoza e che fila fra due stipiti la sua tela ammazza cattivi. Fine della breve citazione. Ecco, bisognerebbe soffermarsi a lungo sul non innocente battesimo di questo ragno, traccia forse di una simpatia bufaliniana per il determinismo spinoziano o più probabilmente per i principi dell'etica di Spinoza. Ma questa non è l'occasione giusta per farla e forse io non sono il soggetto giusto. Semmai mi attira di più l'allusione cinematografica, l'ennesima in un libro che ne trabocca, a un poco fortunato film di Rossellini, La macchina ammazza cattivi, appunto, no? Prima Bufalino diceva che il ragno aveva tessuto la sua tela ammazza cattivi. Questo film del 1948, tra l'altro, a Bufalino non era piaciuto. Nel suo quaderno cinefilo valutatore meritò un sonoro 4. Di questo libro parleremo domani pomeriggio se avrete voglia di ascoltarci. E così come questo non era piaciuto alla critica cinematografica italiana nel suo complesso. Il motivo, immagino, fosse per Bufalino l'infantile leggerezza di matrice eduardiana, Edoardo De Filippo era l'autore del soggetto del film, l'infantile leggerezza con cui era affrontato il dissidio tra bene e male in questo film. E mi sembra l'aggettivo ammazza cattivi viene trasferito ironicamente sull'esile tela del ragno Spinoza, a dimostrazione dell'impossibilità di eliminare il male dal mondo, una certezza raggiunta da un uomo che non molti anni prima si era identificato nell'uomo del sottosuolo. Inutile dire che ben presto l'osservazione della vita del ragno suggerirà al nostro eremita volontario dei paragoni con Dio. Dio sarebbe un ragno dunque, il grande ragno, il ragno dei ragni, e noi gli appetibili insetti presi nel vischio delle sue trame? Ma il momento a cui mi riferivo prima è frutto proprio di questa solitudine, un po' accidiosa ma soddisfatta. Leggiamo un altro brano abbastanza lungo che vi ho riportato. Scusate, forse mi sbaglio, ma questa è un'ora topica della mia vita. Oggi un'incrinatura invisibile ha fatto crack dentro di me. Uno spacco è avvenuto, incolmabile, tra due nemici gemelli e ignari che m'abitavano nella mente e un uovo solo nutriva. Gli anni scorsi che finora mi circolavano nelle vene con la pienezza d'un sangue mi si sono fatti d'improvviso più remoti della guerra del Peloponneso. Sono mai successi questi anni?
E se sono successi, perché mi si sfilacciano dietro le tempie in effusioni di cenere, dove, se una figura balena, freccia di luna fra foglie, guanto lungo di donna sulla ringhiera di un palco, è solo un'orma d'onda che l'orma seguente consuma? Ti congedo dunque, memoria. Da oggi chiudo il tuo cinema e lo converto in museo. Allora, il protagonista di Calende Greche, Dino, giunto a un aggiornato mezzo del cammin di sua vita, i 40 anni, 43, Lio Narrante archivia dunque il cinema della memoria e lo converte in museo della memoria. Dalla dinamica vitalità del cinema alla fissità conservativa del museo. L'essema che dunque era stato scelto con profonda consapevolezza da Bufalino per intitolare il libro Museo d'Ombre, che è precedente Calende Greche, e che, come ricordate, è una rassegna di ricordi e parole congelate in un passato definitivamente passato. A cosa serve, in sostanza, mi chiedo, questa operazione condotta nel foro interiore, complice una propizia solitudine e una ritrovata concordia con gli oggetti d'uso quotidiano, con gli animali, con la natura, per come ce la descrive appunto questa ritrovata concordia in questo capitolo centrale del libro. Serve a ritrovare un'intesa col mondo, o a illudersi di ritrovarla, nella percezione di questa mutazione che mi interviene, scrive Bufalino. E ancora, incuriosito dal mondo, lo risento come nell'infanzia alleato. Sorpreso dunque da questa mutazione, Lio Narrante si apre all'esplorazione del mondo naturale. Si dispone con la devota e sola compagnia del campiere Crucillà alla conoscenza avventurosa di una natura che sembra promettergli una rinnovata alleanza, solida come quella infantile. Sono, come si vede, i termini esatti della riflessione leopardiana, travestiti da idillica parabola esistenziale. Ma la meditazione leopardiana è profondamente radicata in Bufalino. E l'idillio è destinato a finire quasi subito di fronte alla crudeltà spontanea e perfino naturale con cui il buon selvaggio Crucillà ammucchia fascine all'ingresso di una tana di conigli e, cito, s'accinge con ignara ferocia all'esecuzione, mentre Lio Narrante scappa dietro una siepe nell'inutile tentativo di non rendersi complice del male. È tornato il male in questa illusione di totalità con la natura. Ecco allora che la svolta preannunciata rivela con pigra amarezza la sua inconcludenza e suggerisce riflessioni sul proprio essere uomo scrittore. Ne nasce, nel resto del capitolo, un bilancio esistenziale che occupa le restanti pagine e in cui Lio Narrante assume di nuovo più o meno i contorni conosciuti dell'uomo del sottosuolo. Un uomo che museifica i ricordi con le loro lacerazioni, ma non per questo ritrova una dimensione attiva nel mondo, quella che il protagonista dostoevskiano chiamava la dimensione dell'uomo toro. È infatti ancora l'uomo topo, l'altro, a parlare. Per esempio in questo brano. Eccomi a 40 anni e passa sul filo di una cetta tagliente, con un popolo di memoria alle spalle, nessuna speranza attiva di fronte. Eccomi a rimuginare il dilemma di questa ibrida vocazione al grido e al silenzio e a dedurne una miserabile ipotesi che scrivo altrettanto per amore di me che per una urgente, astiosa, travestita volontà di distruggermi. No, io non sprofondo, io affondo. Tanto si conviene a chi ha scelto, sebbene con un grandissimo riso nascosto, di vivere in una palude. Allora non ci stupiremo se questi momenti di svolte ingannevoli conducono nell'anno 1988 a un consuntivo, così si intitola il penultimo lungo capitolo di Calende Greche, un consuntivo che si svolge lungo binari già noti. Il bilancio di una vita ossimorica, cito, questa è stata la tua vita, una fanfara triste. Una vita ossimorica in cui si combatte contro le truffe della memoria, le chiama Bufalino, che riaffiorano queste truffe della memoria senza pietà, ma vengono affettuosamente accarezzate come cataloghi di bellezze sfiorite, come le attrici di Busby Berkeley
invecchiate senza pietà. E prustianamente la memoria procede per associazioni volontarie, dai musical berkeleyani, Dino passa a ricordare i balli veri della sua vita vissuta, dalle paure ai risvegli, dalle musiche ai sapori, dalle maschere di chi ama barare perfino in un solitario, al tema ancora una volta ossimorico della felicità. E poi le stagioni, le parole, i libri, le menzogne, le morti altrui con un paio di omaggi commoventi a Sciascia e la paura della morte propria, il tempo, l'amicizia, l'amore, i peccati. E così l'inesorabile catalogo della memoria stinge in un severissimo esame di coscienza, sarcasticamente tramutato in bilancio aziendale, dove l'attivo e il passivo misteriosissimamente coincidono sino al centesimo. Ma l'approssimarsi della morte non può che attivare il desiderio di una liquidazione, di una svendita, al solito, di ricordi, che approda a una riflessione universalizzante sugli uomini tutti, destinati prestissimo a omologarvi nella comune e universal nientitudine. Dopodiché non rimane che il morire, come avviene nell'ultimo capitolo, quello dal quale appunto erano partite queste riflessioni veloci, che vi ringrazio di aver ascoltato con pazienza. Quella che ha proposto ora Traina è stata ben più di una semplice lettura tematica di un romanzo, Calende greche, che emblematicamente, direi, mostra l'umanità che sorregge, che sta dietro il manierismo di Bufalino, con gli assilli metafisici ed epistemologici che lo condiscono e anche lo giustificano. Lo ringrazio molto. L'ultima relazione di questa mattina è di Sergio Russo. Sergio Russo frequenta il dottorato di ricerca in scienze dell'interpretazione dell'Università di Catania con una tesi su Sciascia e la cultura francese. Ha al suo attivo una monografia su Carmelo Samonà, il grande ispanista che era anche un grande scrittore, e diversi articoli su Sciascia, Camilleri e Piazzese. Oggi si occuperà, come abbiamo già detto, del romanzo, dell'ultimo romanzo di Bufalino, Tommaso e il fotografo cieco. Prego. Intanto ringrazio Dago Grimis e tutta la Fondazione Bufalino. Da ultimo mi tocca parlare dell'ultimo romanzo di Bufalino, Tommaso il fotografo cieco. Romanzo molto particolare, che comunque si innesta naturalmente nella scia romanzesca di Bufalino, il suo gusto metaletterario, e cercherò di soffermarmi su questa componente, sulla componente metaletteraria all'interno del romanzo, e cercando nelle mie possibilità di far notare il rapporto autore-personaggio, autore-personaggi e le varie dialettiche all'interno. Ma partirei naturalmente con una citazione che nell'edizione Bompiani, tascabile, corrisponde alla quarta di copertina, e parla della struttura. Quando Bufalino stesso parla della struttura, quindi una struttura la indica come un serpente che si morde la coda, quando tutto sembra finire, tutto sembra ricominciare.
per usare parole grosse, il paratesto entra nel testo e lo confuta. Col maleducato proposito di scoraggiare la credibilità del lettore. Ecco, potremmo anche partire da qui, da questo, e vedere che il paratesto, in questo caso, l'epiprologo, posto naturalmente alla fine del romanzo, confuta e conferma, da un altro punto di vista, l'istanza narrativa e gnoseologica del romanzo Tommaso, il fotografo cieco, andando a esplicitare. Quello che noi leggiamo fino all'epiprologo sembra il memoriale di Tommaso, uno scrittore, come dice un giornalista con ambizione di scrittore, che abbandona per confusi motivi esistenziali il lavoro, sono parole di Bufalino, la famiglia, gli amici, esiliandosi nel seminterrato di un grande condominio metropolitano. Qui diviene spettatore, attore e cronista di molte peripezie, fino a uno scioglimento finale che ribalta gli eventi e insina a taluna illazione metafisica e morale. Il riferimento a Dostoevskij che il professore Traina ha appena fatto è in questo caso più che esplicito. L'incipit del testo dostoevskiano, per poi stare l'occhio al lettore dicendo è una citazione, ti sto ingannando. E in questo gioco col lettore è la cifra, secondo me, dell'ultimo testo bufaliniano, insieme al concetto che in effetti fino a tempo della cecità credo che dovrebbe intervenire perché l'ascolto non è perfettissimo, non so se si può fare qualcosa. Non so, intanto Sergio stesso. Mi sentite? Sì, adesso mi è molto meglio. Qui mi dicono che non si sente nulla. Gli spettatori dicono che non si sente nulla. Mi sentite? Si sente? Adesso sì, però ecco, ci sono momenti in cui l'audio salta. Bisognerebbe cercare di correggere questo difetto. Attendo. Sì, adesso si sente, penso io. Ok. Provo a ricominciare a smozzichi e bocconi, vediamo se cerco anche di essere magari più veloce, non so. Dunque, riprendendo dove eravamo rimasti, stavo cercando di fare questo paragone minimo, ma un paragone esplicito che lo stesso Tommaso fa durante il romanzo, si paragona all'uomo del sottosuolo dostoevskiano. Ma è la scelta di chi cerca di difendersi dalla vita e sceglie, con questa scelta, di rintanarsi in questa prigione, ma che diventa anche utero, perché è una prigione che comunque lo nutre, di vedere da delle feritoie, il richiamo, la citazione delle gambe che lui vede dalle feritoie è tipicamente ispirata a Truffaut, ed è chiaro il richiamo a quel film di Truffaut, in cui oltretutto il protagonista viene investito, e questo ammiccamento è
vuole anche essere prolettico nei confronti di un lettore di secondo grado. Sappiamo che ogni grande scrittore sceglie e forma i propri lettori, ed è in questo caso Bufalino, per essere apprezzato, per essere letto, per far parte dei suoi adesso tanti e felici e non più pochi e felici, deve essere un lettore di secondo livello. E effettivamente nell'epiprologo lui fa una sorta di manifesto della scrittura. Ma comunque, dicevamo, in questo suo rintanarsi, in questo suo scegliere di non fare, può quasi sembrare anche quel di quell'altro scrivano, Bartleby, potrebbe, ma c'è una componente molto, molto diversa che segna uno scatto. L'inettitudine è un'inettitudine, è una inattività attiva, se mi si può passare il gioco di parole, è una scelta a perdere, come è una scelta a perdere quella famosa mossa di Bufalino negli scacchi, l'automatto, quel far credere di perdere nei confronti dell'avversario. Si tratta adesso di capire chi è l'avversario con la A maiuscola, è anche un dio che viene sfidato e poi questa sfida viene dismessa, è un dio assente che comunque non può, ha come unica scusa il fatto di essere assente, come direbbe Bufalino, ed è proprio nel rapporto con Dio, e anche in questo afflato più religioso che cristiano, di una religione sicuramente problematica, cita Pascal, en passant, Bufalino naturalmente, Tommaso, quindi in questo caso mi si scusi l'appiattimento dello scrittore sul narratore. È molto facile in questo caso vedere che le due figure quasi vanno a coincidere per le passioni dei due, per le passioni cinematografiche, perché tutto questo romanzo è innervato di citazioni filmiche, ma anche di citazioni libresche, naturalmente, c'è in quella citazione di Valéry un'altra cifra del libro, il mare sempre ricominciato, che poi lui trasforma in i tempi sempre ricominciati, e in cui lui parla oltretutto di questa eterna traduzione. La traduzione è quasi ontologicamente può essere eterna e mai finita e quindi incompiuta, perché la traduzione vuole sempre una scelta, e le scelte possono essere infinite. Ma dicevamo, in questo gioco di specchi, di questo romanzo, avviene un incidente, quello che viene chiamato Patatrac nel quarto di copertina, ed è l'incidente del fotografo, cioè Tiresia, che viene ucciso. Questo è un altro dei misteri di questo romanzo, che porterà il fotografo a cercare di capire, di arrivare alla verità. Mi sentite? Io in questo non ho nessun feedback in questo caso, scusate. Ah, ok. È proprio in una scena, la scena di questo incidente, c'è il vero centro del testo, perché vado a leggere.
Sergio, noi no, la sentiamo a tratti, dalla qualità non so da che cosa dipenda. Forse è debole il segnale, non saprei. Cioè, se, io sto provando magari, a fare di tutto. Lo capisco, mi dispiace molto perché noi non siamo abituati, dico specialmente noi letterati, a fare i conti con problemi di questo tipo. Quindi dicono, Michelangelo dice di disattivare gli altri dispositivi, però il problema è che se sconnetto gli altri dispositivi cade la connessione perché mi sto connettendo attraverso il router del telefonino. Veda di sintetizzare al massimo quello che ha detto. La cosa più, quello che volevo dire naturalmente, il cortocircuito fra scrittura e vita, ed è questa la parte più importante, la parte precipua. Ma grazie a una suggestione che chiede conferma in voi studiosi, più in voi studiosi di Bufalino, sicuramente molto più, come dire, addentro negli studi del Comisano rispetto a me, ed è questa la prima volta che mi accingo a scrivere e a dire qualcosa sul nostro scrittore. A me, almeno a me, sembrava che come in Euridice, come nel piccolo racconto di Euridice, Orfeo si volta per guardare Euridice per far sì che la narrazione possa esistere. Ecco, nel testo, quando nella prima parte si racconta dell'incidente al fotografo, rispetto alla seconda parte in cui c'è l'incidente del fotografo che non è più protagonista del racconto di secondo livello, c'è una parte diversa, c'è quel grido dentro di me, un grido che non parte, un grido che forse avrei potuto salvare avvisandolo per tempo, eppure questo grido non avviene, quasi a volere che quell'incidente avvenga affinché non solo la vita imiti l'arte, in questo caso, come dice effettivamente Bartolomeo, che è il vero nome del fotografo, ma anche affinché, come per Euridice, il racconto possa esistere. Solo attraverso questa morte, questa nuova morte, questa vera morte, se vogliamo giocare con le cornici, come diceva perfettamente Andrea, questa è la cornice in cui comunque l'autore fa capolino dentro il quadro, anzi lui gioca in questo spazio che prima poteva essere un noiato, che lui abolisce, lo spazio cornice sfondo, adesso è un'unica cosa, ed è la scrittura e della letteratura, come direbbe Sciascia, la forma più assoluta di verità. Ed è in questa dimensione, nello spazio della scrittura, che il moralista Bufalino ha patria, ha il suo Heimat, come direbbero in tedesco, che mi sembra una parola molto più ampia rispetto alla nostra, a patria. Ecco, in questo caso, solo nella scrittura ci può essere, nella riscrittura, che da estetica diventa etica salvifica. Ed è credere a questa proposta di Bufalino.
Beh, direi che potremmo rispondere con le sue stesse parole. Quando lui dice, a conclusione di quella poesia, che naturalmente fa il paio e richiama indubbiamente le... dice, crediamo... non mi sentite? No, io non. No. Sì, provi a vediamo a concludere. Io avevo cercato di concludere, però non capisco cosa è arrivato, perché avevo concluso, credevo di aver concluso perché ho molto sintetizzato alcune cose che adesso è anche difficile riprendere per fare un discorso. No, va bene. Penso. Mi dispiace molto, mi devo riservare tutto per gli altri. Va bene, Sergio, purtroppo i nostri... non solo il suo particolarmente, ma un po' tutti i nostri interventi di oggi hanno avuto qualche piccola o grande difficoltà tecnica. Mi dispiace perché, insomma, lei non ha avuto modo di sviluppare lo spunto del suo ragionamento, che mi sembra molto interessante. E allora, come lei mi ha anticipato, una ragione in più per decidere di pubblicare poi gli atti di questa nostra giornata di studi. Solitamente noi abbiamo sempre pubblicato i nostri testi in modo che rimanesse documento delle cose che noi diciamo. Anche in questo caso, sia pure per una giornata così, come dire, ridimensionata, è opportuno procedere alla pubblicazione degli atti. Casomai chiederemo la relazione anche ai colleghi ed amici che all'ultimo momento poi avevano deciso di non partecipare, da Marina Paino a Massimo Onofri ad altri colleghi. Quindi, insomma, io mi fermerei qui e, ringraziandovi, mi è sembrata una mattinata ricca di sollecitazioni, interessante. Proprio tutti gli interventi mi pare che siano stati stimolanti. Ci rivedremo, per chi è interessato a questo convegnino, alle ore 16 per ascoltare la professoressa Francesca Caputo, la professoressa Lisania Giordano, il professor Gino Ruozzi. Alle ore 16, quindi questo pomeriggio. Grazie ancora a tutti gli ascoltatori.